A Teramo, riunione positiva quella della Commissione Consiliare Trasporti, alla quale hanno partecipato, oltre ai consiglieri che ne fanno parte, il sindaco Gianguido D'Alberto, l'assessore Maurizio Verna, i sindacati, gestori di servizi del trasporto pubblico e per la Regione Abruzzo il sottosegretario alla Presidenza Umberto D'Annunzio. Un incontro voluto per mettere sul tavolo diverse questioni e in particolare quella riguardante la disparità, secondo l'amministrazione, nell'assegnazione di fondi da parte della Regione. Ho già chiesto, per esempio, oggi se era possibile iniziare da un primo passo, cioè cercare di avere un contributo pari alla somma che noi oggi paghiamo come comune di Teramo al di fuori del plafond del contributo regionale, pari a 234.000 euro che noi ogni anno tiriamo fuori, che facciamo. Ci potremmo fare cose importanti in questa città. C'è un assenso di massima da parte del sottosegretario di iniziare su questo percorso, ovviamente non una certezza, ma questo è già un buon risultato, già la disponibilità è importante e quindi speriamo di portare a termine, di iniziare questo percorso e poi arrivare a risultati importanti. Più chilometri e biglietto unico, anche queste sono le richieste. Sono due questioni diverse, ma comunque connesse, perché comunque più chilometri ci servono, sono necessari. Il biglietto unico va nella direzione di favorire la mobilità alternativa alle auto, cioè oggi col biglietto unico sicuramente diversi cittadini lascerebbero a casa l'auto per prendere un trasporto pubblico locale a quel punto con più chilometri, con più servizi, e questo, diciamo, è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. Ma sulla questione trasporti il sottosegretario D'Annunzio ha voluto mettere in luce anche quelle argomentazioni che troppe volte sono state non adeguatamente descritte nella loro completezza sugli organi di stampa. Stiamo portando avanti alcune iniziative sul TPL, dobbiamo però cominciare a capire che il servizio pubblico urbano viene gestito dal comune capoluogo di provincia ed è lui che organizza le corse, organizza le tratte, organizza i punti di raccolta. La regione trasferisce le risorse sono le stesse della passata legislatura, non sono diminuite, anzi sono aumentate perché abbiamo fatto l'adeguamento dei corrispettivi e quindi diciamo che non, rispetto al passato io non vedo alcuna penalizzazione da parte della regione nei confronti del Comune di Teramo. È chiaro che su questo lavoreremo, però gradirei anche da parte del Comune di Teramo meno polemiche sui giornali e più tavoli costruttivi come questo.